La domanda di Mattia Capita supera Fagiolo perché è totalmente in linea con i miei pensieri e le mie riflessioni degli ultimi giorni, ma alla grandissima. E sì, c'ho un problema sicuramente anche io nel pensare a Enies Lobby, Water 7 e Impel Down, però tant'è, così sono, accettatemi così come vengo. Il punto è proprio il fatto che noi in realtà a livello di geografia del mondo di One Piece abbiamo questa enorme incognita che è Enies Lobby. E non solo quella, però concentriamoci un attimo su Enies Lobby. Abbiamo quest'isola che è sospesa nel vuoto, c'è il mare che entra in una sorta di cascata, in un gorgo che non si sa dove porta e perché defluisce lì l'acqua. Un luogo che è sempre illuminato dal sole, perennemente. Considerate che la ciurma protagonista, quando parte da Water 7 in direzione Enies Lobby, parte che è notte fonda e avvicinandosi all'isola diventa giorno, ma non è che è passato così tanto tempo di navigazione, è proprio l'isola che è fatta così. Nel capitolo 374-375, vado a ricordo perché purtroppo non ho avuto il tempo di rivedermi il capitolo preciso. Comunque, in quei due capitoli là c'è un sottoposto di Franky che dice espressamente che Enies Lobby non cala mai il sole, non tramonta mai il sole, è un'isola in perenne giorno. Un'informazione che però non ha senso dal punto di vista astronomico, non ha senso che non cali mai il sole lì, considerando che nell'isola accanto, a 10 minuti di treno, il sole cala e come? Perché era notte buia, no? Era notte fonda. E con l'introduzione del risveglio dei frutti del diavolo, in realtà abbiamo pensato che magari fosse appunto il risveglio di un frutto Rogia, magari quello tipo del Pika Pika, quindi il frutto della luce, che magari utilizzato, risvegliato, influenzando la mente circostante, avesse creato una sorta di perenne giorno. Che era un'ipotesi che, oltre ad essere affascinante, reggeva pure, però naturalmente con le nuove informazioni che abbiamo nell'opera potrebbe essere completamente diversa la questione, potrebbe essere totalmente diversa la questione. Se noi all'inizio pensavamo che fossero i raggi laser del frutto di Kizaru, che avevano creato quel mega cratere che poi rendeva tutto giorno in maniera perenne, forse in realtà il punto è che è stato il potere dell'arma ancestrale Uranus a fare quella cosa là. Quindi il buco sarebbe spiegabile, anche visto il parallelismo che si è creato con Lulusia, attraverso l'utilizzo di un'arma ancestrale. La domanda però rimane la fonte di illuminazione, perché c'è quel sole lì? È particolarmente interessante che Vegapunk, nel suo monologo di spiegazione delle questioni del secolo vuoto, ci parli dell'energia infinita del Grande Regno come di un sole. Quindi non vorrei che magari questo sole artificiale presente in Enies Lobby non sia altro che un rimando, un lascito del Grande Regno, un lascito dell'originale fonte di energia, che appunto, essendo rappresentata come un sole anche nella spiegazione di Vegapunk, avrebbe senso che fosse una roba che rende perennemente giorno un'area specifica del mondo. Magari all'Ulusia non vedremo questo fenomeno del sole perenne perché appunto l'energia utilizzata era una piccolissima porzione di Mother Flame che è tutt'altro che l'illimitata e infinita fonte di energia del Grande Regno. Però magari cioè, un utilizzo massiccio di quell'energia potrebbe portare a un sole effettivo, cioè alla nascita di un sole artificiale, una fonte di illuminazione perenne, cioè tipo una lampadina sospesa che illumina all'infinito. Perché? Perché è fatta di energia infinita, illimitata. È concettualmente strano, ma ha senso stando alle parole di Vegapunk. Certo, per ovvi motivi è chiaro, le informazioni che abbiamo in possesso sono così poche che non ci è ancora chiaro perché è stata utilizzata l'arma ancestrale là. Perché l'isola comunque c'è parzialmente e fluttua invece di cadere e implodere su se stessa, perché eventualmente c'è questa energia infinita che continua a rendere perennemente giorno da 800 anni quest'isola, perché il governo poi lì ha deciso di mettere una sorta di suo tribunale sempre fisso. Cioè, per ora non sappiamo veramente niente, così come non sappiamo in realtà se effettivamente l'arma ancestrale Uranus, se è stata usata in Enies Lobby, è stata usata dal Grande Regno, cioè magari l'hanno usata con il governo mondiale. Questa cosa non c'è per nulla chiara. L'unica cosa che diventa molto affascinante con l'ultima informazione in nostro possesso è che a quel punto, se è vero come è vero, che c'è una corrente speciale che unisce Marineford, Impel Down e Enies Lobby, allo stesso tempo è interessante soffermarsi e riflettere sulla conformazione strutturale architettonica di Impel Down, perché letteralmente un giga castello sommerso, cioè a questo punto non è che è stato costruito nei fondali, è rimasto sommerso, cioè era un regno, era un posto, un castello appunto, anche proprio cioè con la forma di un castello, che però
perdendo 200 metri di altitudine, perché il mare si è alzato di 200 metri, è rimasto scoperto solo sulla parte superiore, solo sulla parte terminale, no, del castello, mentre tutta la parte principale è rimasta sott'acqua. Però anche lì, perché a questo punto il governo mondiale ha deciso di metterci la propria prigione? Perché vi dico, visto e considerando che, come vi dico ormai da anni, per me là dentro c'è un Poneglyph, che è quello che vediamo a livello 3, per me quello è un Poneglyph palesemente, vista anche la versione ufficiale a colori, come lo rappresentano, eccetera, eccetera. Il punto della questione è che se quello è un Poneglyph ed è rimasto sommerso su un castello che è rimasto sommerso, evidentemente questo regno in origine era alleato del Grande Regno, era un alleato di Jeboi, non era un alleato, no, del governo mondiale. Allora perché poi il governo mondiale ha deciso di usare questa struttura come sua prigione personale? È molto affascinante, cioè è una risposta senza risposta al momento, che però va a costruirci, no, questa rete di riflessioni, questa rete di misteri che rendono molto più interessante anche non solo cercare di capire come andrà a finire poi la questione, ma che ci mettono anche, no, hype e interesse nel continuare a leggere i futuri capitoli dell'opera. Visto comunque l'andazzo degli ultimi capitoli di One Piece, io dubito che Chiroda abbia intenzione di abbandonare le informazioni a loro stesse e che non ci racconterà mai la questione di Impel Down e di Enies Lobby. Visto e considerando un'altra cosa che dico da anni, il fatto che King, l'ultimo lunariano, fosse vestito esattamente come un carceriere di Impel Down, aveva la stessa divisa. Impel Down non ce l'ha mai raccontata giusta, sia per i Poneglyph sia per il fatto che c'è un legame con i lunariani, a quanto pare. Per cui non lo so, io non vedo l'ora di avere queste risposte. Purtroppo, Mattia, la mia è una non risposta alla tua domanda, perché banalmente non abbiamo le informazioni ancora in possesso. Magari col prossimo capitolo qualcosina in più lo avremo, quindi magari col prossimo capitolo qualche riflessione in più la possiamo fare. Per cui ci tocca aspettare il capitolo 1117. Vi prendo questo spazio dopo il video perché, come di consueto, finita una promo Pumping se ne lancia un'altra, quindi nuova offerta. E questa volta è una promo con i fiocchi, secondo me, quindi ci teniamo un po' a raccontarvela in video. Questa offerta è stata chiamata Amici Uniti perché è un'ottima occasione per fare un ordine insieme ai vostri amici, perché di base con 50 euro vi portate a casa 6 magliette. Sempre serigrafate, sempre con le varie taglie disponibili, sempre insomma tema anime, manga, serie tv, cultura nerd, geek, chi più ne ha più ne metta. Poi, se utilizzate il mio codice sconto RONIN93 avete anche ulteriori vantaggi come un paio di calze a scelta in omaggio che dovete inserire nel carrello prima di arrivare all'ultimazione dell'ordine e spese di spedizione gratuite per ordini superiori ai 60 euro. Quindi per esempio se vi fate le 6 magliette a 50 euro più un costume da bagno, una tazza, delle penne, dei quaderni, cose così, perché poi il sito è pieno di gadget e cose, sempre con i soliti design a tema anime e manga, arrivate comodamente a 60 euro. Quindi anche appunto con un ordine di gruppo riuscite ad avere la spedizione gratuita con poco più, basta una tazza in più. Basta, non voglio rubarvi altro tempo, questo era il discorso, quindi fate i bravi, mangiate le verdure e ci vediamo al prossimo video o alla prossima live. Stasera, tra l'altro, se ho fatto bene i conti, live con Mass Mediologo per parlare della struttura narrativa del paradiso della Grand Line, quindi dall'introduzione di Crocus all'introduzione di Rayleigh e Marineford. Tanta roba, dai!